Pizzichettone, lasciate che la guerra resti un gioco. Una mostra di arte classica e contemporanea con il maestro Francesco Garofalo. Caro Francesco, buongiorno. Qui a Pizzichettone oggi una tua mostra contemporanea. Tu sei un noto artista internazionale. Abbiamo parlato prima della guerra e dietro di te immagini di guerra con bambini. Sì, allora buongiorno innanzitutto a tutti. Questa appunto è una mostra che abbiamo chiamato Lasciate che la guerra resti in gioco, perché oggigiorno, secondo me, secondo anche una corrente di artisti internazionali, c'è proprio questa volontà di trasmettere tramite l'arte il discorso della pace. L'idea in questo momento è stata quella di creare due soldati, uno russo e uno ucraino, però nelle vesti di bambini, per far capire all'opinione pubblica, alle persone che a volte sono abituate appunto a vedere i telegiornali sentir parlare di soldati morti, spesso si dimentica che un soldato comunque è stato un bambino. Un soldato è un bambino interiore, ha un bambino interiore e nello stesso tempo comunque è un papà, è un genitore, un fratello, quindi è un essere umano. Parte classica della mostra, Francesco. Sì. Qua cosa possiamo vedere? Allora, qui sono ritratte alcune mie opere. Nella fattispecie questa qui, la mamma col bambino, si chiama Speranza. Quello che volevo trasmettere con questo quadro è appunto l'emozione della mamma che dorme, stanca, che però porta in braccio questo bambino e automaticamente dà speranza, perché ogni genitore, ogni persona si spende per i propri figli e quella è proprio la speranza, diciamo, del futuro, del mondo a venire. E dal classico all'iperrealismo. Caro Francesco, qui hai usato una tecnica pittorica particolare che noi la troviamo un po' sulle moto, sui caschi anche delle moto o sui track, vero? Sì, praticamente sono opere create con l'aerografo, quindi appunto viene usata anche per quello che sono i caschi delle moto, le autovetture e tante altre cose. Si chiama iperrealismo perché appunto viene utilizzata una punta d'aerografo molto sottile e ti dà quasi la sensazione della fotografia. Poi avvicinandosi all'opera si rende conto invece che è aerografata. Francesco, io so che tu però hai fatto dei quadri particolari, cioè hai ritratto delle personalità, diciamo, molto importanti, ce lo puoi dire? Sì, diciamo che nei 35 anni di carriera ho avuto la fortuna di ritrarre, per esempio, per l'ambasciata americana ho ritratto Barack Obama, ho fatto il Papa Francesco, lo stesso Padre George, che appunto sappiamo che è il numero 6 del Vaticano, ha avuto un mio ritratto. Poi c'è stata tutta una serie di personaggi sportivi come Mourinho, l'allenatore della Roma, tantissimi, Nino Frassica, Nino D'Angelo, per stare un po' nella mia città. Carlo Pedrazzini, presidente Pizzichettone Fiere dell'Adda. Tu sei un po' il padrone di casa di questa giornata Pizzichettone. Ci vuoi raccontare cosa ci offrite oggi? Allora, oggi siamo alla 33esima edizione della nostra Tre Giorni in Piazza, che è una manifestazione che è nata per tanti anni fa per mettere in mostra le eccellenze che erano qua a Pizzichettone, dell'artigianato, dello sport e di tante persone che facevano un po' di attività. Oggi, quest'anno, per la prima volta, abbiamo voluto dare un taglio un po' diverso, riempendolo un po' di contenuti anche culturali, artistici. Abbiamo avuto la fortuna di avere proprio qui a Pizzichettone il cittadino nuovo che è arrivato a abitare, che abbiamo conosciuto, che è Francesco Garofalo, con il quale abbiamo da subito stretto alcuni importanti ragionamenti e da lì è uscita la messa a disposizione di questi spazi espositivi, che sono unici. Qui siamo nelle antiche mura di Pizzichettone e ospitiamo questa bellissima mostra, tra l'altro con questo coinvolgimento che c'è stato di tutti i bambini delle nostre scuole medie che hanno prodotto questa opera d'arte. E cosa dirvi? Rimanete qui con noi, Andrea Evans, TG Evans.